Bene, mi trovo nel cimitero di Alessano con Trifone, fratello di Don Tonino Bello. Ecco, Trifone. Tonino è considerato uomo di pace. E che cosa si intende? Ma per uomo di pace penso che gli uomini come Tonino, anche se sono stati derisi un pochettino, io ricordo benissimo quella sera, non so, parecchi di voi telespettatori che l'hanno visto, hanno già visto Samarcanda, fu deriso un pochettino da Santoro. Ma ieri sera ho avuto un piacere bellissimo di sentire Santoro, che è cambiato, adesso è contro la guerra. Prima invece snobbava un pochettino queste cose. Ecco, io quello che ho ammirato di Tonino, veramente forse l'ho capito un pochettino tardi, è veramente un uomo che il Signore l'ha voluto così. Io dico sempre che se fossero stati uniti il Papa e Tonino insieme sulla pace, sarebbero riusciti veramente a smuovere qualcosa. Trifone, i ferrovieri quando passano vicino al cimitero di Alessano, perché la ferrovia dista appena 300-400 metri da dove riposa Don Tonino, ecco, fanno sempre un saluto con tre fischi lunghi. Sì, Qual è il tuo rapporto con i ferrovieri, Trifone? ma il mio rapporto con i ferrovieri è bellissimo, a parte il fatto che io ho un amico grandissimo veramente che ha voluto bene a Tonino e anche a me indirettamente, ma lo vuole, sono tranquillo, ma il rapporto mio è un rapporto speciale, a parte il fatto che Donato è venuto una volta alla stazione dico passando dalla stazione eravamo già d'accordo quello che si doveva e poi ci siamo fermati a Gagliano, ma un rapporto tutto speciale. Dico io Trifone Bello, ma anche mio fratello Tonino, non posso mai dimenticare quel giorno che disse a me mio fratello Tonino, Trifone, fratello, quando mi accompagni alla stazione che voglio prendere, siccome Tonino è stato sempre ad Ugento e andava da Alessano a Ugento, appunto per ricordare un pochettino, perché Tonino è un nostalgico, dico io ho un rapporto bellissimo, come ho detto, ma anche Tonino. Poi sì, devo dire questo, che Tonino veramente è un campanilista, sai? Amava tanto la ferrovia, ma amava soprattutto la sua terra, il suo paese. Grazie Rifone, Grazie. i ferrovieri ti vogliono anche molto bene. Grazie. Grazie. E ne sono convinto. Grazie.